dal telegiornale dell'arte. Dopo essere stati a tu per tu con il Cenacolo, con la mostra A cena con Leonardo durante il periodo pasquale, andiamo a vedere le notizie nell'ambito visivo. Dal 2 aprile al 31 maggio una mostra e una rassegna di film promosse dal Museo Statale del Cinema e dall'Istituto Italiano di Cultura Mosca, dedicata a Lida Borelli, una tra le attrici italiane più affascinanti del primo Novecento. Il Museo Louvre mette l'intera collezione a portata di un clic in un nuovo database online. A Verona si stanno ultimando i lavori di restauro dell'arena ed è stato annunciato che non sarà solo un luogo di spettacolo e di musica, ma un vero e proprio museo. La Biblioteca di Letterature Straniere e l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca dedicano al noto personaggio Philip D'Averio un incontro in programma il 6 aprile nell'ambito del ciclo Pagine d'Italia. Dismelling the Silence è il titolo della campagna visiva di MiArt 2021, la 25esima edizione della Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea, organizzata da Fiera Milano e diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi, che avrà luogo in forma ibrida, fisica e digitale dal 17 al 19 settembre. Dal 5 aprile sarà protagonista della riapertura stagionale del MAT, il Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona, la mostra Earth Meets Sensing the Planetary, un percorso multisensoriale, progetto firmato dallo studio italiano ...... disponibile fino al 6 settembre. Con l'uscita di venerdì scorso dell'ultimo album di Neffa in napoletano, passiamo alle notizie del mondo della musica. Oggi, lunedì di Pasqua, alle 17 in streaming sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, il racconto concerto di Cusenza sul rapporto tra musica e potere. Il rapper DMX è in fin di vita, attacco di cuore dopo un overdose. Definito il protocollo per la stagione estiva dell'Arena di Verona, posti a sedere numerati per 6.000 spettatori, mascherine di tipo FP2 per tutti. Il 22 aprile alle ore 21 un appuntamento unico dal Colosseo, durante il quale Ultimo, il cantautore romano, oltre a proporre i suoi successi, presenterà in anteprima il nuovo singolo Buongiorno Vita, che uscirà il 23 aprile in streaming su Live Now. Il maestro Michele Mariotti torna sul podio del Teatro dell'Opera di Roma martedì 20 aprile alle ore 20.30 in live streaming su operaroma.tv e in diretta su Rai 3. Carl Brave sarà all'Arena di Verona il 23 agosto. Passiamo alle notizie nell'ambito cinematografico. Judas and the Black Messiah in esclusiva digitale dal 9 aprile per Warner Bros., candidata a 6 statuette come miglior film, migliori attori non protagonisti, sceneggiatura originale e fotografia. Il 9 luglio, Black Widow, il nuovo film Marvel, andrà in contemporanea nelle sale italiane sulla piattaforma Disney Plus. Monica Bellucci brillerà ancora una volta alla vigilia degli Oscar nella 16ª Los Angeles Italia Festival tra le protagoniste del film The Man Who Sold His Skin. Sorrentino tifa il regista Thomas Vinterberg agli Oscar per il miglior film internazionale. E ora le ultime notizie. Irreplaceable di Elisa Giordano lancia una nuova collezione estiva in un inno alla donna libera e fuori dagli schemi. Al via la piattaforma social tutta al femminile Medusa Power Talks, che racconterà le storie di donne al potere nel 2021. È il progetto voluto da Donatella Versace. Grazie, da Pacio Maison è tutto per ora. Vi aspettiamo il prossimo lunedì.